Ciao a tutti e bentornati. Continuiamo con gli esercizi sui fasci di circonferenze. Ieri abbiamo visto uno schemino, che è quello che vi riepilogo qui ora, per sintetizzare tutti i possibili fasci di circonferenza che mi possono capitare. Se non lo avete ancora fatto, andate a vedere il video di ieri, perché oggi andremo a concentrarci sui problemi generici con i fasci di circonferenze. Partiamo dal primo, molto semplice. L'esercizio ci dà due equazioni di circonferenza e ci chiede di trovare l'equazione del fascio. Questo è molto semplice perché basta andare a scrivere la prima più k volte la seconda, tutto uguale a zero. Ora andiamo a fare i calcoli, quindi moltiplichiamo tutto questo per k e adesso andiamo a raccogliere a fattor comune i termini simili, per cui lui con lui, raccogliendo x alla seconda, viene così. Allo stesso modo lui con lui, raccogliendo anche qui y alla seconda, viene questo. Questo termine con questo termine, raccogliendo x, viene così. E infine questi termini sono da soli, quindi li ricopio. In pochissimi passaggi potete vedere che abbiamo trovato l'equazione del fascio che ci chiedeva. Inoltre ci chiede di trovare l'equazione dell'asse radicale. Date le due circonferenze generatrici, faccio il sistema e trovo così l'asse radicale. Le ho scritte in colonna così perché vi ricordo che quando abbiamo un sistema con due circonferenze il trucco sta nell'andare a risolverlo con il metodo di riduzione, che ci dice appunto di andare a sommare in colonna. Nello specifico io qui sottraggo, quindi faccio la prima meno la seconda, lui meno lui, x alla seconda meno x alla seconda se ne va. Allo stesso modo y alla seconda meno y alla seconda se ne va, lui meno lui, questo diventa meno 4, quindi meno 10x, questo meno 0 rimane lui e allo stesso modo lui. Possiamo lasciarlo scritto in forma implicita. Vi ricordo che di solito in matematica il risultato si scrive sempre con la x positiva, quindi cambiamo di segno a tutta l'equazione e ottengo così l'equazione dell'asse radicale che mi chiedeva. Vediamo un altro esercizio facile per passare poi a un esercizio difficile. Questa volta ci viene dato il centro di coordinate 4, 3 e ci chiede di trovare l'equazione del fascio di circonferenze concentriche. Quindi sappiamo che le circonferenze devono avere tutte lo stesso centro. Graficamente il fascio che sto cercando è così. Qui è molto semplice, perché l'equazione del fascio si trova andando ad applicare la formula che abbiamo visto nel primo video di questa playlist, dove xc e yc sono rispettivamente le coordinate x e y del centro. Quindi andiamo a sostituire i numeri. Qui r il raggio non ce l'ho e quindi chiamiamo k il mio parametro. Facciamo i calcoli. Questo è un quadrato di binomio e quindi viene così. Anche lui è un quadrato di binomio e viene così. Mi raccomando, se questi prodotti notevoli non vi tornano, perché sono andata troppo veloce, voi mettete stop e andate a ripassare la playlist prodotti notevoli. Io qui non mi soffermo sui calcoli perché do per scontato che quelle lezioni le abbiate già fatte. Ora andiamo a mettere in ordine l'equazione, quindi prima i termini di grado 2, poi il termine con la x, quello con la y e poi i termini noti. 16 più 9 fa 25. Questo portato al primo membro cambio di segno. Come vedete, in maniera molto semplice ho trovato l'equazione del fascio di circonferenze concentriche, perché come potete vedere il coefficiente di x e anche quello di y non dipendono dal parametro k e quindi il centro è fisso, appunto 4, 3, mentre il termine noto varia al variare di k. Ok, ora passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Il testo dice: considera il fascio di circonferenze di equazione questa qua, determina per quale valore di k si ottiene una circonferenza passante per il punto A. Quindi il mio obiettivo è trovare k affinché sia verificata questa condizione. Come si fa? Parola magica, tutte le volte che dice passa per, dovete andare a sostituire al posto della x il valore, quindi in questo caso 1, e al posto della y 0. Quindi x alla seconda vuol dire che devo mettere 1 alla seconda, che fa 1. Y alla seconda 0 alla seconda 0, quindi non scrivo niente. 6kx vuol dire 6k per 1, quindi 6k. Tutto
tutto questo per y vuol dire tutto questo per 0, perché devo sostituire 0 al posto di y, e quindi questo se ne va, e questo lo ricopio. Quello che devo ottenere è un'equazione nell'incognita k, il parametro con cui appare il mio fascio di circonferenze. Quindi, mi raccomando, devono sparire le x e le y. A questo punto è un'equazione di primo grado, faccio i calcoli, sommo i monomi simili, dopodiché porto il termine noto al secondo membro, e quindi cambio segno, dividendo a destra e a sinistra per 3 ottengo la soluzione. Quindi il valore di k che soddisfava questa condizione che stavo cercando è meno 2 terzi. Se oltre a trovare k il testo mi chiedeva anche di trovare l'equazione della circonferenza, voi dopo aver trovato la soluzione cosa facevate? Andavate a sostituire al posto di k meno 2 terzi nell'equazione del fascio, ottenendo così una sola circonferenza, perché k appunto sparisce, diventa un numero, e quindi questa diventa un'equazione di una circonferenza. Nel nostro caso ci chiede di trovare k. Ok, primo punto fatto, il testo aveva altri punti, quindi andiamo avanti. Dobbiamo trovare il valore di k affinché il centro appartenga a questa retta. Ora, il centro di una circonferenza si trova con la formula che abbiamo visto già nei primi video. Questo devo cambiare di segno, quindi meno 6k diviso 2, quindi meno 3k. Mentre per quanto riguarda la coordinata y del centro, la formula mi dice che devo cambiare di segno a tutto questo, quindi meno 2k meno 4. Devo dividere tutto per 2 e quindi viene meno k meno 2. Queste sono le coordinate generiche del centro del mio fascio. Ora, ritorniamo qui, la condizione mi dice che il centro deve appartenere a questa retta. Parola magica, tutte le volte che dice appartiene, così come tutte le volte dice passa per, dobbiamo andare a sostituire le coordinate del mio centro alla retta. Quindi al posto di x vado a mettere la x del centro, al posto di y vado a mettere la y del centro. Si tratta quindi di risolvere un'equazione di nuovo di primo grado nell'incognita k, perché la x e y sono sparite e siamo andati a sostituire i valori di k del centro. Prima di tutto moltiplichiamo. Mi raccomando, qui state sempre attenti ai segni, più per meno o meno, sia nel primo termine che nel secondo. Sommiamo i monomi simili. Ora porto meno 4 al secondo membro, quindi cambio segno. Io voglio che la mia incognita abbia sempre segno più, quindi cambio, qua metto più e di qua metto meno, cioè cambio segno a tutta l'equazione. Divido sempre per il coefficiente davanti all'incognita, quindi dividiamo a destra e a sinistra per 5 e otteniamo la nostra soluzione. K uguale meno 4 quinti. Anche qui, se vi chiedeva di trovare k e di trovare anche l'equazione della circonferenza, bastava andare a sostituire meno 4 quinti al posto di k qui, qui e qui, fare i calcoli e trovare l'equazione richiesta. Passiamo al prossimo punto. Dobbiamo trovare il valore di k affinché il raggio della circonferenza sia radice di 3. Adesso dobbiamo andarci a trovare il raggio del nostro fascio di circonferenze. La formula vi ricordo che è la coordinata x del centro alla seconda più la coordinata y del centro alla seconda meno c. Da noi c è tutto questo termine qua. Quindi facciamo i calcoli. Questo è un quadrato di binomio e risolto viene così. State attenti al doppio prodotto. Meno per meno fa più, più. 2k per 2, 4k. Poi il meno davanti a una parentesi dobbiamo cambiare di segno a tutto quello dentro. Andiamo a sommare i termini simili. Ora che ho trovato il raggio, vado a imporre che questa quantità sia uguale a radice di 3, come richiesto dall'esercizio. Mando via la radice a destra e a sinistra. Noto che sia al primo che al secondo membro ho 3, per cui va via. Mi rimane questa equazione di secondo grado, posso raccogliere k a fattor comune e applico la legge di annullamento del prodotto. Se questo passaggio da qui a qui non vi torna, andatevi a togliere ogni dubbio guardando la mia playlist sulle equazioni di secondo grado. Quindi mettete stop, fate un breve ripasso e poi ritornate qui. Dicevamo, devo fare i rami, ovvero quello che in matematica si definisce come applicare la legge di annullamento del prodotto, che consiste nel porre i due fattori uguali a 0. La prima soluzione è fatta, k uguale a 0. La seconda, basta che porto il 7 al secondo membro, cambiando di segno, e divido tutto per 10. Siamo bravi, quindi facciamo la mente. Ho trovato le due soluzioni, quindi i valori di k affinché il rami
raggio della circonferenza se uguale a radice di 3 sono 2, 0 e meno 7 decimi. Prossimo punto, dobbiamo trovare i valori di k affinché l'area sia uguale a 6 pi greco. Prima di tutto, qual è la formula dell'area? Se avete detto questa, bravi, è pi greco per il raggio alla seconda. Ma guarda caso, nel punto precedente abbiamo proprio trovato il raggio, che era questa cosa qua, e quindi andiamo a imporre che pi greco per questa cosa alla seconda sia uguale a 6 pi greco. A questo punto noto che pi greco a destra e a sinistra posso mandarlo via, e sono felice perché sennò mi dava fastidio. Poi una radice tutta elevata alla seconda si semplifica. Anche qui, se avete qualche dubbio, andate a vedere la mia playlist sui radicali. Ricopiamo i primi due termini e sommiamo i monomi simili. 6 portato di qua fa meno 6 più 3 meno 3. È un'equazione di secondo grado, applichiamo la formula risolutiva. Sotto radice viene 169, la cui radice è 13. Otteniamo due soluzioni, una volta col più, una volta col meno. Sopra viene meno 20, che diviso 20 fa meno 1. Qua invece meno 7 più 13 fa 6, che semplificato col 20, divido per 2, sopra viene 3 e sotto 10. Quindi ho trovato due valori di k che soddisfano questa condizione. Di conseguenza troverò due circonferenze. Prossimo punto. Questa volta il punto ci dice dobbiamo trovare il valore di k affinché il centro stia sull'asse x. Ora, dire che un punto sta sull'asse x vuol dire che deve essere del tipo x0. Cioè, la coordinata di x può essere qualsiasi cosa, ma la cosa più importante è che quando sta sull'asse delle x, la y deve essere 0. Quindi avevamo detto che il centro del fascio ha queste coordinate, per cui dobbiamo imporre che la coordinata y del centro sia uguale a 0. Questo è quello che intendiamo quando vogliamo che il centro stia sull'asse x. Se vi chiedeva che il centro stesse sull'asse y, ovviamente era la stessa cosa, ma ponevamo uguale a 0 la x del centro, ok? Qui i calcoli sono semplici, porto il meno 2 di là, dopodiché cambio segno a tutta l'equazione e trovo il mio risultato. Ok ragazzi, siamo arrivati all'ultimo punto. So che questo esercizio era piuttosto lungo, ma ho voluto farvi una panoramica completa di tutti i possibili casi. Così nella scheda di esercizi che trovate alla fine di questo video siete in grado di fare ogni esercizio. Quindi tenete duro, questo è l'ultimo punto. Ci chiede di trovare il valore di k affinché la circonferenza sia tangente alla retta di equazione x uguale a 1. Se vi ricordate il video sull'equazione della retta tangente, sapete bene che dobbiamo sfruttare l'equazione della distanza di un punto da una retta. Vi faccio un piccolo disegno così capite bene qual è la situazione. Io ho il fascio di circonferenze, quindi ho infinite circonferenze. Ne disegno una sola, qui. Io so che questa circonferenza è tangente alla retta x uguale a 1, che è una retta verticale perché è parallela all'asse delle y. Comunque, al di là del tipo di retta, poteva essere un'altra equazione, va bene comunque, noi sappiamo che la retta tangente che proprietà ha? È perpendicolare al raggio nel suo punto di tangenza. Questo vuol dire che la distanza dal centro alla retta è questo segmento. E che cos'è questo segmento? È il raggio. Quindi impostiamo questa uguaglianza, cioè, come vedete dal disegno, la distanza dal centro C alla retta R è uguale a questo segmento che è il raggio. Questa formula della distanza punto retta è quella che abbiamo visto nella playlist del piano cartesiano. Se non ve lo ricordate, vi metto il link qui sotto in descrizione. La formula vuole che l'equazione della retta sia in forma implicita, mi raccomando. Quindi prima di tutto porto tutto di qua in modo tale da avere uguale a 0. Poi andiamo a riscrivere, perché ce l'ho nell'altra pagina, il centro. Poi, visto che ci serve anche il raggio, vi riscrivo qui anche il raggio. Abbiamo tutti i dati, quindi andiamo ad applicare questa formula. Vi ricordo che la distanza di un punto da una retta si trova facendo la sostituzione delle coordinate xy alla retta. Quindi al posto di x qui metto meno 3k, qui non c'è la y nell'equazione della retta, quindi questo non lo devo scrivere, ricopio meno 1. Tutto in valore assoluto. Sotto devo fare la radice quadrata dei coefficienti di x e di y, quindi 1 alla seconda, che fa 1, e y non c'è, 0. La radice di 1 è 1, quindi non ho nessun denominatore. Quindi questo valore assoluto qui
coincide esattamente con il primo membro di questa equazione. Devo uguagliarla al raggio. Quindi scrivere che la distanza del centro alla retta uguale al raggio equivale a scrivere questa equazione. Se questo passaggio da qui a qui non vi torna, andate a ripassare il video della distanza di un punto da una retta che trovate nella playlist Piano Cartesiano. Io ora non vi sto a scrivere tutti i passaggi, tutte le formule, perché non vorrei annoiare chi invece questa parte già la conosce bene. In quel video vi assicuro che ho approfondito tutto, avete tutti i tipi di esercizi e vi toglierete ogni dubbio. Per cui, ora che abbiamo impostato questa equazione, basta elevare la seconda, così va via la radice. State sempre attenti qui al quadrato di binomio, perché quando elevate questo alla seconda, il doppio prodotto meno per meno più 3k per 1 per 2 è 6k. Questo elevando la seconda va via la radice. Ora facciamo i calcoli, quindi portiamo tutto al primo membro e sommiamo. Siamo bravi, li facciamo a mente. 9 lo porto di qua, diventa meno 9, più 10 fa k alla seconda. Allo stesso modo sto portando tutto al secondo membro, quindi 6k lo porto di qua, diventa meno 6, più 7 fa 1. 1 lo porto al secondo membro, viene meno 1, più 3 fa 2. Perché ho portato questi termini al secondo membro e non ho portato questi termini al primo? Perché mi sono resa conto che 10 meno 9 faceva 1, mentre se lo portavo di qua veniva meno 1. Insomma, mi venivano tutti con i segni meno. E quindi per avvantaggiarmi ho fatto prima, ho portato questi 3 di qua, tanto l'uguaglianza viene questa. Ora applichiamo la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado. Sotto la radice mi viene un numero negativo, perché b alla seconda è 1. Meno 4ac vuol dire meno 4 per 1 per 2 che fa meno 8. Meno 7 è un numero negativo, tutte le volte che ho un numero col segno meno sotto la radice so che questa equazione è impossibile. Questo cosa ci dice? Che non esiste nessun valore di k che soddisfi questa condizione. E possiamo scrivere in termini matematici così: non esiste la e barrata k, affinché la circonferenza sia tangente alla retta x uguale a 1. Bene, ce l'abbiamo fatta a fare questa full immersion sugli studi dei fasci di circonferenze. Vi lascio ai vostri esercizi. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi. Trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.